Pierozzi sorride perché più volte ce l'aveva promesso, segnerò prima o poi, abbiate pazienza, e Massimo ricordava da studio che l'ultimo gol l'avevi fatto contro il Pescara, era il 30 marzo. Sì, infatti ve l'avevo promesso e sono contento che sia arrivato perché ci ero andato vicino nelle scorse partite e magari mi sono sbloccato e speriamo che nelle prossime ne possano arrivare altri. Tanto come sta, quadricipite tutto? No, bene, sì, sono stanco morto ma sto bene. La partita, pronti via, la sbloccata il Pescara, tutto quello che serviva, diciamo con Baldini, una partita un po' facsimile a quella di Lucca. Sì, perché sì, diciamo che è andata nello stesso modo, perché siamo stati bravi a sbloccarla subito e affrontarla, insomma aggredirla fin dal primo minuto, e quindi secondo me gli avversari un po' hanno subito questa nostra aggressività, come sempre devo dire, e quindi l'abbiamo messa su quei binari lì e poi siamo stati bravi, nonostante il gol preso, a rimanere concentrati. Ci sono stati un paio di episodi che mi sono rimasti in mente del primo tempo, quando il Milan è stato bravo a ripartire e si è isolato l'uno contro uno di un certo Ballo Touré, non l'ultimo arrivato, con Edoardo Pierozzi. È stato perfetto in fase difensiva. Sì, ma devo dire che al di là dell'avversario che avevo di fronte, che insomma conosciamo tutti perché fino a qualche mese fa giocava in Serie A in ben altri palcoscenici, comunque io penso che l'ho affrontato veramente come fosse stato chiunque altro, quindi era me contro di lui e sono stato bravo a portarla dalla mia parte. Stai trovando a Pescara quella continuità di impiego che magari a Cesena non avevi l'anno scorso? Assolutamente sì, infatti anche pur avendo dei ricordi bellissimi qua, quando uno gioca si sente più partecipe e la vive in un altro modo, infatti sono veramente contento. Edoardo Pierozzi al centro del progetto, Edoardo Pierozzi a disposizione per una domanda da studio. Sì, anche perché mi viene da dire che lo scorso anno aveva insomma un concorrente su quella fascia, niente male, come Adamo. Fabio. No, a proposito, riallacciandomi a questo discorso, faccio una considerazione simpatica. Attento a vincere un altro campionato, perché poi ti etichettano come giocatore di Serie C e secondo me meriti altre categorie a breve termine. Allora Diego, alza un po' la telecamera per non far vedere gli scongiuri che farà Edoardo Pierozzi. Dice Fabio Ferraresi, se vinci un altro campionato devi stare attento perché poi ti etichettano come giocatore vincente di C, invece puoi essere categoria superiore. No. Sei superstizioso? Io no, per niente. Quindi non puoi tenere altra inquadratura? No, ammetto di non essere superstizioso, non ci credo, ma ce lo siamo posti come obiettivo, quindi non è inutile nasconderci, lo dice il mister, lo dice Mattia, lo diciamo noi. Certo sarebbe un'altra bellissima gioia, ma come hai detto te, io punto a non vincere più campionati Serie C, voglio giocare in altre categorie.